I ragazzi del Polo 3 di Fano vogliono durante le feste natalizie essere anche un polo d'attrazione. In tre gazebo allestiti nei giardini di fronte alla Memoteca Montanari, chi andrà a trovarli durante queste feste natalizie troverà, oltre alle robotiche realizzazioni degli studenti del Volta e alla navigazione simulata di quelli dell'Archimede, stupiranno con effetti speciali di videomapping su cubi interattivi studiati e realizzati da loro, collocati in una struttura apposita, i ragazzi del corso di grafica della Seneca. Ecco, qui appunto in questi stand possiamo vedere ciò che i nostri ragazzi, specificità diciamo delle anime del nostro polo, dei diversi istituti del nostro polo. Ecco, e naturalmente sono iniziative queste che permettono anche di accrescere quello che è il senso di appartenenza ad una città. Per studenti che appunto vivono all'interno della città, che crescono e che anche sperimentano in un certo senso anche le prime forme, no, esperienze di lavoro, che per noi, diciamo, per il nostro curriculum didattico ha sempre un significato importante, e quindi cerchiamo sempre di curare insomma con professionalità. Un'occasione unica per i ragazzi e la città per aprirsi e far conoscere le potenzialità dell'istituto che hanno scelto per la loro formazione. Bella iniziativa di queste scuole che hanno voluto mostrare quello che fanno, sono settori anche nuovi di ricerca e quindi interagire con la gente che magari con una passeggiata si ferma un attimo in questi gazebo che con qualche sforzo i ragazzi hanno organizzato in temperature non semplicissime questi giorni, però mette in luce anche la volontà dei ragazzi e delle scuole di interagire sempre di più con la città, con la società. Sono figure interessanti quelle che emergono, progetti interessanti per un mondo del lavoro che cambia, come abbiamo sentito recentemente anche da Confindustria, i profili professionali devono tutti adeguarsi alle sfide nuove e quindi mi pare che qui si vada in questa direzione.